Cultori, appassionati di jazz, unitevi! È quello che ha fatto a Teramo un gruppo di fans di questo genere musicale che ha fondato l'associazione Jazz Crew Eddie Lang, con sede a Mosciano Sant'Angelo. L'idea ha riscosso un gran successo e in molti dall'intero territorio teramano hanno aderito all'iniziativa. L'associazione jazzistica ha acceso i suoi motori musicali con un concerto a Borgo Spoltino di Massimiliano Coclite. Una passione sconfinata per il jazz e tanto amore per la cultura musicale. Nasce con questo slancio l'associazione Jazz Crew Eddie Lang, con sede a Mosciano Sant'Angelo e che raggruppa musicisti e cultori dell'intera provincia teramana. Si sono ritrovati insieme così, un po' per caso, uniti nel nome del jazz e della sua storia. Oggi sono pronti a diventare un piccolo esercito di appassionati e promotori di eventi. La nostra associazione si chiama Jazz Crew Eddie Lang, Jazz Crew che identifica la ciurma praticamente, è come una sorta di una barca dove ci sono tante persone che vorrebbero entrare in questa nuova associazione, però purtroppo non hanno un punto di riferimento e noi siamo il punto di riferimento di tutte quante quelle realtà a livello provinciale, non solo a livello locale, che vogliono praticamente percorrere questa bellissima avventura jazz. Come inizia la vostra avventura jazz? Sì, io rispondo a una locandina messa così su internet, su Facebook, da due soci promotori che hanno organizzato in passato a Mosciano Sant'Angelo delle varie iniziative jazz. Ho chiamato un po' di amici da Giulianova, da Mosciano, da Teramo e abbiamo cominciato a riunirci, prima in un posto, in un'associazione agli anziani, poi in un posto stupendo, bellissimo, ci tengo a dirlo e sottolinearlo, messo a disposizione dall'avvocato Massi di Mosciano Sant'Angelo, è una taverna, io la chiamo la Grotta della Cultura perché all'interno di questa struttura ci sono anche altre associazioni culturali dove veramente la cultura la fa da padrona. Faremo quindi la prima presentazione, il primo nostro esordio, che sarà il 21 giugno a Borgo Spoltino, dove presenteremo la nostra associazione al pubblico. Da lì poi si partirà per un programma ben specifico ed eventualmente con una rassegna. Una serata magica a Borgo Spoltino ha acceso i motori della nuova associazione Jazz Crew Eddie Lang, che ha voluto debuttare con uno dei concerti più suggestivi dell'estate, grazie alla presenza di Massimiliano Coclite e del suo trio Under the Star. Abbiamo pensato innanzitutto ad un evento che potesse in qualche modo convogliare e tutti gli appassionati della zona. Quindi abbiamo pensato a Massimiliano Coclite, che è un musicista della nostra zona, un musicista conosciuto e molto valido, e quindi niente di meglio. Qualcuno che si vuole iscrivere alla vostra associazione dove deve andare? Qualcuno si vuole iscrivere, c'è un sito Facebook, chiamiamolo così, una pagina Facebook che è appunto ha il nome di Jazz Crew Eddie Lang, che è un jazzista italo-americano conosciuto molto agli addetti ai lavori, e dovranno andare su questa pagina e poi ci siamo noi che comunque li convoglieremo presso, diciamo, ecco, i nostri addetti. Teramo Calcio compie 100 anni e in città è festa. Un secolo di sport da ripercorrere e far conoscere alle nuove generazioni, con i suoi protagonisti, le sue conquiste e le sue sconfitte. Ci aspetta un weekend ricco di iniziative in piazza, alla presenza di tifosi e vecchie glorie, eventi organizzati dall'associazione Amici del Teramo Calcio. E intanto è possibile tornare indietro di 100 anni grazie a una mostra fotografica con immagini scattate da vecchi supporters del Teramo. Con una mostra fotografica in Piazza Martiri sono iniziati i festeggiamenti per i 100 anni del Teramo Calcio. Immagini e cartelloni che ripercorrono ognuno 10 anni di storia e che insieme fanno un secolo di calcio teramano. È possibile ammirare anche dei collage di oltre 1000 foto scattate da appassionati e selezionate per l'occasione. Tutte raccontano momenti importanti come storiche vittorie o passaggi di categoria, ma anche semplici flash su allenamenti settimanali. Le manifestazioni per celebrare i 100 anni del calcio teramano sono state ideate e coordinate dall'associazione Amici del Teramo Calcio, presieduta da Ernesto Martigiani. Un weekend caldo per ricordare i 100 anni del Teramo Calcio. Un evento che riteniamo importante perché il calcio a Teramo è, diciamo, uno sport, una manifestazione che attrae un certo numero di persone, specialmente dopo che
il basket è finito. E quindi ci è sembrato opportuno festeggiare questo anniversario. Come lo farete? Ma, diciamo che le manifestazioni sono già iniziate, c'è stata questa mostra fotografica itinerante perché si è svolta la prima settimana di giugno qui in piazza, poi è andata presso il vecchio stadio comunale e adesso è tornata in piazza. Sabato c'è stata la presentazione del libro di Elso Simone Serpentini che racconta questi 100 anni. Sul libro è allegato un DVD girato da Marco Chiarini. Venerdì e sabato invece tante occasioni di incontro. Venerdì si partirà con un convegno presso l'Hotel Abruzzi tenuto da un ex allenatore del Teramo, Matte, che attualmente fa parte degli organi federali, e questo convegno è rivolto alle tematiche propriamente di chi svolge l'attività di allenatore. Poi alle 9 ci sarà la partita Rossi contro Bianchi, ci saranno 100 ex giocatori di tutta l'età che sono venuti anche da molto lontano, verranno anche da molto lontano, giocatori più o meno famosi. E sabato festa in piazza? Sabato il pomeriggio alle 3 ci sarà presso il Museo della Scienza la premiazione di tutti i giocatori che interverranno e ne abbiamo contattato circa 600, ne verranno sui 400 e verranno tutti ex giocatori del Teramo e verranno tutti premiati. Mentre la sera alle 9 in piazza si darà seguito sia a quanto è avvenuto il pomeriggio e ci sarà anche della musica con Gianni Dale che è l'autore dell'inno del Teramo e altri cantanti locali per allietare la serata. Chi visiterà la mostra fotografica di Piazza Martiri dedicata ai 100 anni del Teramo Calcio potrà ammirare anche una sezione dedicata alla tifoseria con le coreografie del Devil Corps realizzate nel vecchio stadio comunale nel corso degli anni. Ha 56 anni, è nato in Iran e il suo nome è quello del primo re persiano. Ha deciso di studiare medicina in Italia, dove si è laureato. Specializzato in ematologia, lavora al 118 dell'ospedale di Giulianova. Ha sempre amato il cinema e la sua storia. Il suo mito è Federico Fellini, che scopre, frequentando un centro di cinematografia iraniano, quando aveva 16 anni. È stato amore a prima vista per questo genio italiano che ha nascosto e seminato segreti incredibili nella sua opera di cineasta. E così ha deciso di scrivere un libro per rivelare quello che ancora nessuno sa sul grande regista. Tra i misteri felliniani c'è da svelare il film 8 e mezzo. Ma è lui, questo medico persiano dagli occhi cangianti, che insegue l'equilibrio perfetto tra sentimento e pensiero, la vera scoperta. Dove è nato? In Iran. Dove ha studiato? Ho preso il diploma in Iran e poi per continuare a studiare sono venuto in Italia che ho fatto facoltà di medicina. Perché proprio l'Italia? Perché c'era il Papa? Perché mi piaceva molto cultura, ero sempre innamorato di cultura italiana e del popolo italiano, da quando ho conosciuto me stesso in Iran. E poi in Iran frequentavo molto i centri di cinematografia che erano tutti innamorati di Fellini, io da lì ho conosciuto Federico Fellini e il resto del cinema italiano. Che vuol dire conoscere se stessi? Significa avere consapevolezza dei propri pensieri. In Iran abbiamo una rigida cultura che è molto difficile conoscere se stessi. E bisogna avere un mondo più libero per poterci conoscere meglio. Qui non è possibile finché non arrivi in un paese libero come che sia Italia. Oggi con questa consapevolezza, lei che medico è? Di essere a servizio della gente, del popolo,
do massimo mie sforzo, faccio massimo mio sforzo per dare il mio meglio al popolo italiano, alla gente che viene da me. Lei è innamorato di Fellini. Sì. Perché l'ha colpita tanto questo personaggio? Perché è molto misterioso. Fellini è profondamente misterioso e le sue opere sono talmente difficili che mi hanno colpito per la sua difficoltà, mi hanno colpito. E credo che lui era un ingegnere del pensiero che ha potuto amalgamare la creatività, la comicità, la filosofia stessa e di essere un uomo, come siamo noi dal punto di vista pensiero. Lui ha potuto indagare, scavare dei pensieri umani, che per me è molto molto piacevole di aver potuto scoprire Fellini. Lei ha scoperto qualche mistero di Fellini? Fellini è tutto un mistero, da quando è nato alla fine della sua carriera, tutto è un mistero. E non possiamo parlare di Fellini di un singolo film o di un singolo fotogramma. Bisogna conoscere Fellini fotogramma per fotogramma, sia nelle sue opere cinematografiche, sia nei disegni che ha fatto. Perché lui era pure un, possiamo dire, che un grande pittore è stato, o disegnatore. E lui riusciva a amalgamare questi due mondi per poter fare unico film. Mistero di Fellini è sua genialità che ha potuto mettere i punti scuri del nostro carattere, del nostro sentimento umano. Lui ha potuto farci toccare il confine tra il pensiero e il sentimento. Lei parla di un'iscrizione all'interno del lotto di 8 e mezzo dove c'è scritto Allah. Perché sì. Questo l'ha colpita? Uno dei problemi più importanti o misteri di Federico Fellini è affrontare situazioni religiose nel mondo. E io ho potuto vedere queste parole di Allah nel scritto 8. Mi ha colpito tutto 8 e mezzo, dall'inizio fino alla fine, come lei sa benissimo. Però ho voluto mettere tutte queste piccole cose insieme per poter dare un'identità a Fellini, alle sue film. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo la prossima settimana con Abruzzo Village puntuali. Buona serata a tutti.